Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete sono al centro del tabellone dei playoff perché oggi lì iniziamo. In realtà non so se faremo solo il primo turno, dipende un po' come vanno le partite. Come abbiamo visto dagli ultimi episodi abbiamo beccato gli Atlanta, ci siamo classificati al primo seed. Gli Hawks non sono sulla carta una squadra forte come noi, cioè hanno dei giocatori con overall molto molto più bassi. Inizialmente io andrei a simulare le partite, poi vediamo un attimo come si mette e appunto a seconda di come si mette decidiamo, cioè decido se giocarmela o meno. Quindi signori, prima di andare, come sempre vi chiedo di lasciare un bel like a fine video se vi sarà piaciuto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche. Io intanto già vi ringrazio perché finalmente siamo arrivati alla soglia 500 iscritti. Grazie, grazie di cuore ragazzi. A breve YouTube mi dovrebbe dare la tab community, quindi poi potrò anche un po' parlare con voi, fare sondaggi, postare anche in anteprima le copertine dei video che usciranno, quindi è uno strumento veramente veramente utile, perlomeno penso che me lo attiverà. Ho letto in giro che ci vuole tipo una settimana, quindi non è proprio subito che mi dà la tab community, però intanto io ci tenevo a ringraziarvi per questo piccolo obiettivo che abbiamo raggiunto e niente, grazie di cuore, andiamo a giocarci questi playoff. Allora, mi sono spostato in alto, signori. Prima di andare, però, come al solito... No, volevo vedere stato squadra. Ah, non c'è nessuno che ci vuole parlare. Comunque, adesso per fare un attimo un recap, siamo primi. Ho fatto 57-25. Non penso che sia il top, perché l'allenatore dell'anno l'ha vinto... penso l'allenatore dei New Orleans, dei Pelicans. E niente, rivediamo un attimo le squadre. Questi siamo noi. Rotazione è questa, volendo potremmo anche togliere Isaac e mettere dentro Wood, ma cambia relativamente poco. Mentre gli altri sono questi, l'unico che spicca è Trae Young, i restanti, parte John Collins, sono tutti abbordabili. Non so in panca se, se hanno qualche sorpresa, no, sono tutti over il 70, quindi sotto l'80. C'è anche il Gallo, vi ricordo che siamo nel 2023, quindi sarebbero i playoff del prossimo anno, cioè della... stagione che inizierà quest'anno. E niente signori, io andrei a simulare la prima partita. Che la perdiamo? La perdiamo, vediamo un attimo i tabellini. Allora, Jabari Smith comunque è già entrato in clima playoff perché 29 punti, 4 rimbalzi, 4 assist. Christian Wood 22 punti, Lavin un po' poco. Anche Lonzo un po' poco, Dosumno fa sempre il suo. Vediamo un attimo gli Hawks. Ah, tra l'altro persa di 1, regà, 120 a 119, cioè sfiga veramente epica, dove spicca negli Hawks il buon Danilo Gallinari con 24 punti e Trae Young con 22 punti, 10 assist, si porta a casa la doppia e anche John Collins doppia, 21 punti, 11 assist. Bene, grande grande inizio di questi playoff. Simuliamo pure la prossima, ok, c'è il pari, vediamo un attimo il tabellino. Questa vinta, stravinta, 143 a 101. Jabari Smith, raga, sta a fare i numeri. È partito proprio a 1000. 34 punti, 4 rimbalzi, 7 assist. Christian Wood pure, clima playoff. 28 punti, 7 rimbalzi, 3 assist. Zach LaVine, che si porta a casa la doppia, con 21 punti e 10 assist e 2 rimbalzi. Anche Lonzo Ball si porta a casa la doppia. 20 punti, 7 rimbalzi e 11 assist. Gli altri, vediamo gli altri che spicca. Spicca i Detroit che stanno a perdere, hanno perso le prime due con Philadelphia. Il resto tutti pari. New Orleans 1-0. Il resto Utah, Minnesota 1-1. Spurs, Phoenix 1-1. Memphis in vantaggio su Portland. Simuliamo pure la prossima. 2-1 degli Atlanta Hawks. Questa pure è persa abbastanza nettamente. Non come la nostra che li abbiamo stracciati su gara 2. Comunque qua Hunter 27 punti, 18 di Collins con 14 rimbalzi, doppia anche per lui. Vediamo i nostri. Lonzo Ball 26 punti, Jonathan Isaac 21, Jabari Smith si ferma solo a 8 punti, speriamo che non si sia infortunato. E Lavin 19 punti e 5 assist. Insomma, siamo un po'... non siamo, diciamo... No, ok, allora, infortunati non ce li abbiamo, quindi non capisco bene, però aspetta, fatemi sistemare le rotazioni perché non mi piacciono, non mi piacciono proprio così. Cioè, abbiamo l'ala grande che gioca troppo, cioè Simonovic
abbiamo il centro che Dio buono ce lo bruciamo. Chi è la grande? Questa è la guardia. Christian Wood. Christian Wood c'ha 85, no? Ma mettiamolo titolare. Bassiamo un po' Isaac e alziamo Simonovic. Allora. Playmaker, guardia, alla piccola, alla grande. Così. Ok. Basta un minuto, lo diamo sempre a Simonovic. Perfetto. Andiamo con la prossima. Questa è fondamentale, ragazzi. Non bisogna scendere in campo. Simone, fino a dopo la partita. E c'è il 2-2, signori. C'è il 2-2. Intanto sono tutte ancora in gioco. New Orleans 3-0, quindi potrebbe già passare, come Boston, che sta 3-1 contro gli Hornets. Rimontona dei Pistons. 2-2. Erano 2-0 per Philadelphia. Miami pure può chiudere con Cleveland. Phoenix con gli Spurs. E niente, il resto è ancora tutto da decidere. Andiamo alla prossima. Simone, fino a dopo la partita. 3-2 di Atlanta Hawks, quindi ragazzi bisogna scendere in campo per forza, direi, perché se no rischiamo il capote. Dando Boston è la prima che si qualifica e sarà quella che incontreremo se passeremo il turno. Dall'altra parte è passato solo Phoenix, solo i Suns, quindi. E niente boys, bisogna andarcela a giocare. Ci andiamo a giocare sta partita, che poi tra l'altro mi sa che giochiamo pure fuori. Allora, il quintetto è questo qui. Quindi Ball, Lavin, Smith, Wood e Robinson. Vediamo un attimo se comunque in panca ci abbiamo i giusti. Ok, ci abbiamo Isaac, Dosunmu, Diallo, Javonte Green. Ok, sì, ci abbiamo tutti in forma, penso. Un attimo, torniamo indietro giusto per sicurezza. Vediamo se ci abbiamo qualche infortunio. No, sono tutti a posto. Beh, boys, io direi che a sto punto, per salvare il salvabile, dobbiamo scendere in campo. O al limite, no, anzi, raga, al limite ce la famo col simcast. Ce la famo col simcast. E poi, se proprio va male, ci andiamo a buttare in campo. Naturalmente bisogna star recchie, perché non voglio uscire. Non voglio assolutamente uscire al primo turno dei playoff. Allora, per ora si sta mettendo abbastanza bene. Mi pare tranquilla la situazione, la stiamo sfangando. Perché poi in caso se andiamo a gara 7 lì scendo in campo, tutto un po' più figo, no? Atlanta va sopra, attenzione, va sopra nel manco di poco. 5 punti, non segna più nessuno. Raga, non si sta a mettere bella la situazione, eh? Io direi di entrare, raga, ci tocca entrare. 6 punti per ora è ancora recuperabile. C'ho paura che se andiamo avanti così poi ce la perdiamo. E let's go. Siamo sotto di 6. Abbiamo pure il bonus. Occhio al gallo. Niente, raga, stiamo a pia al cazzo. Stiamo a pia al cazzo, c'è poco da dire. Abbiamo il blocco. Vai Dosunmu, mettila. Bravo Simonovic. Simonovic come alla grande. Probabilmente ho sbagliato qualche rotazione. Ah, brutta difesa. Vai Dosunmu. Bravissimo Dosunmu. No, non puoi cappellare così sui tiri però, Dura Atlanta, eh. Durissima. Vediamo se così la difendiamo meglio. Sì, bravo Isaac. No, Montemore. Ma chi è? Mamma mia, raga, stiamo giocando malissimo proprio. Occhio al gallo. Occhio al gallo che chiama il blocco. Bravissimo Isaac. No, no Isaac. Prima la prende e poi la perde. Raga, stiamo veramente messi male. Stiamo un passo da uscire da sti playoff. Porca miseria. Guarda, non mi entra in tiro. Non ci credo, raga. Non ci credo. Gallinari indiavolato. Tiro forzato ancora. 67-83, ragazzi. Non me l'aspettavo veramente sta figura barbina con gli Hawks. Classico blocco. Dai, proviamo un attimo a perforare. Bravo Lonzo. Dai, come on.
esce fuori Trae Young da solo. Bello schema degli Hawks. Ci stanno a suonare, raga. Mango de poco, raga. Vai Zach. Vai Zach con il crossover. Fuori per Wood. Siamo veramente alle corde. Ancora Lonzo in penetrazione. L'unico modo che trovo per andare a far canestro, raga. 15 punti sotto. Ora Lonzo, schiacciato e fallo. Dai, come on. Questa. Bravo. Però niente, se vanno così, ragazzi, se vanno così è difficile. Dai Lonzo. Dai Lonzo con la tripla. Come on. Ancora Lonzo. Chiama il blocco. Blocco un po' bruttino. La mette dentro per Wood. Sì. 79, signori. Meno 11. Palazzetto completamente rosso, ma non sono di Chicago. Fuori per Hunter che tira da tre libero. Ancora lo schema degli Hawks. Non riusciamo a difendere, raga. Non riusciamo a difendere. Ci prova Zach. Zach ancora. Prova il tiro, poi ci ripensa. Ancora Zach LaVine. Chiama il blocco. Si butta dentro a cannone. Poi dentro ancora per Robinson che sella il tiro, però. Riparte Hunter. Mamma mia, raga. Bravo Wood. Cioè, non pensavo proprio che era così complessa la situation. Niente. Altro tiro forzato. Dobbiamo usare la testa, però. Mamma mia, che cosa ha stoppato quell'uomo. Che cosa ha stoppato quell'uomo. Mamma mia. Bella transizione qui. Meno 20. Dai Zach. Dai Zach. Fuori per Robinson. Ancora chiamiamo il blocco. Mari Smith. Blocco che va a buon fine. E poi il tiro marcio. La recupera Robinson. Dai. Dai ragazzi. Bello. Dai che l'abbiamo difesa. Ok, Zach da 2. Peccato. Va bene così. Ci stiamo un po' a riprendere. Bravo Wood. Dai, come on. Reagiamo, cazzo. Reagiamo. Vai, Zach. Arco 2, però. Non entra in tiro, raga. Non entra in tiro. Vai, Zachary. Vai, Zachary. Però perlomeno stiamo a difendere bene. Abbiamo ripreso un po' in difesa. Calma. Ci vuole calma, raga. Sì. Sì, Wood. Dai. Vedo Sum quel blocco. No, 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 la perdiamo, eh. Calma. Niente, raga. Buona difesa anche degli Hawks. Stiamo sotto dei 15. 15 punti, raga. Sono tanti, eh. Sono tanti. Siamo un passo dall'uscita al primo turno. Clamoroso, raga. Clamoroso. Un passo all'uscita. Lo Sumno si butta dentro. Bella la difesa, però, degli Hawks. Ora Zachary. Dentro per Robinson. Meno 13. Come on. Mamma mia, guarda come gioca Atlanta. Guarda come gioca. Alle hop a manetta. Cioè, proprio. Ci hanno distrutto, cazzo. Comunque, a me non mi entra in tiro. Cioè. Non gioco i tiratori, praticamente. Che devo fare, raga? Che devo fare? I miei non ci chiappa, oh. Non ci chiappano i miei. Manco da smarcati. Cioè, guardate. Guardate. Piembo più real. Cioè non posso piammi tutti i tiri che mi piglio magari su My Team. Guarda qua però Zach. Con il cuore, cazzo. Meno 16. Incontenibile la GPU, raga. Incontenibile. Mm.
Bella defense, dai. No, il cazzo, partiato. Bravo Mitchell. Vai Zach, chiama il blocco. Sì. È andata, raga, comunque. E vabbè. Ci abbiamo messo l'anima alla fine, eh. Ci abbiamo messo l'anima. Niente, raga. Abbiamo messo il cuore, signori, ma purtroppo usciamo così. Finisce qui, signori. La nostra prima season, usciamo incredibilmente al primo turno dei playoff. Incredibile. Gara 6, ragazzi. Che rammarico, abbiamo perso i 9 punti, però... Si è visto un po' i limiti che ci abbiamo sulla squadra, eh. A parte i limiti miei, che non so giocare praticamente a sta modalità. Però boys, cioè gli Atlanta clamorosi. Cioè ottavo seed erano, raga. Ottavo seed. Finisce qua, signori. Siamo fuori. Io ringambo tra Young. Grande partita degli Hawks, che vedevo di 32 punti, 14 assist per Trae Young. Cioè, noi non è che abbiamo giocato male, raga. Non abbiamo giocato male per niente. Peccato che ho forzato troppi tiri, probabilmente. Perché poi usciamo a testa altissima. 35 punti e 33. Purtroppo sì, cioè. Ma poi manco tanto forzati, vi dirò. 5 su 9, 4 su 9. 15 su 22. Vediamo un attimo... Cioè, capito? Lui 13 su 21. Da 3 non ha sbagliato mai. Peccato, peccato, raga. Peccato. Questa prima season sicuramente l'avrei conclusa in maniera diversa. Però c'è poco da fare. Simuliamo tutti i playoff. Tra l'altro vincono Boston. Boston vince il campionato, butta fuori gli Atlanta Hawks. E niente, guys. Jason Tatum, MVP delle finals. Signori, amaramente vi dico che per questo video è tutto. Mi dispiace veramente tanto, ma ci proveremo il prossimo anno, perché appunto l'obiettivo è creare la dinastia. Diciamo che per quanto riguarda la regular season l'abbiamo fatto, perché siamo arrivati primi. I playoff purtroppo un po' per le simulazioni, un po' anche per colpa mia, perché mi devo abituare un po' a giocare. Niente, vediamo un attimo come sarà la prossima season. Io vi ringrazio se avete visto il video fino a qua come al solito. Mettete un bel like per supportarmi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo flop, in generale anche di questa serie. E niente guys, noi ci vediamo con prossimi video. Ciao a tutti.